ultimissimi versi del canto 26esimo e primi 78 versi del canto 33esimo. A questo punto, anche se andiamo a sforare nell'ora successiva, non c'è problema, non abbiamo compiti di matematica troppo, quindi possiamo andare avanti senza problemi. Allora, eravamo arrivati al verso 129-130, cioè è la fine del racconto di Ulisse. Il canto 33esimo termina mentre ancora sta parlando Ulisse, sta spiegando come è morto, no? Infatti dice che era già arrivato tutte le stelle già dell'altro polo, quindi era arrivato proprio l'emisfero australe, no? Dall'altra parte, vedea la notte, vuol dire che durante la notte vedeva le stelle dell'emisfero australe, quelle che si possono vedere, scorgere dall'altro polo, dall'emisfero australe. È il nostro tanto basso, mentre quello del nostro emisfero così basse, che non emergevano quasi sulla superficie del mare, sulla linea dell'orizzonte, non sorgeva quasi fuori del mare in suolo. Cinque volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravamo nell'alto passo. Quindi la luce che la luna mostra di sotto si era accesa nei pleni luni, quindi una piena, insomma, per cinque volte, insomma erano passati cinque mesi lunari, e si era spenta cinque volte, si era racceso il lume e tante volte casso, quindi appunto spento lo lume di sotto dalla luna, poi che entrati eravamo nell'alto passo da quando avevamo raggiunto il difficile passaggio. Il viaggio, insomma, era arrivato alla meta. Nel racconto di Ulisse non c'è la parola Dio, perché Ulisse non poteva conoscerlo. Egli quindi non fa quel viaggio per sfidare Dio, perché non lo conosceva nemmeno, perché alcuni hanno detto è stato punito con il naufragio perché ha sfidato Dio. Ulisse è un modello di humanitas che ha poi ispirato Joyce, e non se pensate a Ulisse di Joyce, che però è un testo molto particolare, un romanzo in cui prevale la tecnica del flusso di coscienza, stream of consciousness, ma soprattutto Primo Levi, come abbiamo già detto la volta scorsa, ha ricordato questi versi nell'abisso del lager. Quando n'apparve una montagna bruna, ecco la fine proprio del canto, apparve a Ulisse e ai suoi compagni una montagna bruna per la distanza, nel senso che non riuscivamo bene a scorgerla e per questo motivo era indistinta, non si riusciva bene a vederla, no? Anche perché non erano così tanto vicini. E parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Questa montagna era più alta di qualsiasi altra montagna che io non avessi mai visto. L'anno prossimo vedremo, studieremo il Purgatorio, che si presenta nella concezione dantesca come una montagna di risulta, quindi appunto una montagna che spunta e si erge solitaria nell'emisfero australe, per il resto tutto circondato dal mare, dagli oceani, di risulta perché quando Lucifero è caduto nel centro della terra, perché ve l'ha scagliato Dio, insomma, poiché era un angelo ribelle, di converso si è creata dalla parte opposta rispetto alla cavità infernale, si è creata questa montagna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto. Noi eravamo contenti di vedere questa montagna, che poteva essere finalmente la loro meta, perché da tempo non vedevano terra, e quindi da lontano vedono questa terra, pensano di poter raggiungere questa terra, ma immediatamente la nostra gioia si mutò in dolore. Qui c'è un'antitesi forte fra appunto allegrammo e pianto, che proprio rende l'amarezza di questo passaggio, di questo trapasso, e introduce il naufragio con cui termina questo viaggio di Ulisse e dei suoi compagni, che, poiché, notate l'accento, della nuova terra, molto dal luogo, dalla nuova terra, da questa montagna, insomma, che poi appunto noi sappiamo è la montagna del Purgatorio, un turbo nacque, quindi si generò una tempesta, e percosse del legno il primo canto, la parte anteriore della nave,
legno è metonimia per nave, la prua, insomma, percosse la prua. Il viaggio di Ulisse, dicevamo anche la volta scorsa, è paragonabile a quello di Dante, anzi addirittura ha come fine la stessa montagna bruna del Purgatorio che Dante scalerà, come vedremo, studieremo l'anno prossimo. L'espressione percosse del legno il primo canto, certo si riferisce alla nave di Ulisse, ma forse anche allo sbarco di Dante sulla montagna del Purgatorio. Quindi ci sono continue analogie, no? Fra il viaggio di Ulisse e quello di Dante, come a testimoniare, a dimostrare la tesi che noi abbiamo esposto la volta scorsa, cioè che il viaggio di Dante non fa altro se non completare quello di Ulisse. L'uomo non può rispondere da solo alla sua domanda di infinito. La strada è segnata da Dio, l'uomo può solo seguirla, come ha fatto Dante, seguendo Virgilio. Ecco il problema, il limite di Ulisse è semplicemente questo. Lui non ha conosciuto la grazia e pertanto da solo comunque non poteva raggiungere appunto la grazia della montagna del Purgatorio. L'uomo non può fare altro se non, quindi, non crearsi una strada sua, ma seguire una strada che è segnata da un altro. Ecco qui la citazione, infatti, dal primo canto dell'Inferno, quindi il verso 91, devi seguire tu una strada, la strada non devi fartela tu. Ecco. Vi ricordate che anche Dante da solo, no, cercava di salire la montagna, no? La collina nel primo canto dell'Inferno, ma questo non è possibile farlo da soli, no? È necessario seguire una strada, seguire qualcun altro che ci guida. Tre volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù. Ecco, notate anche l'estremo dinamismo di questa scena, di questa nave di Ulisse che affonda. E qui c'è quasi una citazione virgiliana, nel senso che nel primo dell'Eneide Virgilio descrive una tempesta, no? E proprio nel corso di questa tempesta a un certo punto, no, accade, viene, si dice una cosa del genere: illam ter fluctus ibidem torquet agens circum et rapidus vorat equore vortex. Quindi è chiaro, è evidente che in questo caso però è altrui piacque, quindi altrui sarebbe Dio. È Dio che ha deciso che, dal momento che non era possibile per Ulisse raggiungere da solo questa montagna, che la sua nave affondasse, e lui insieme con tutti i suoi compagni. Infin che il mar fu sovra noi richiuso, quando pare proprio che Ulisse stia per raggiungere il suo obiettivo, la felicità, insomma, il traguardo, nell'ansia del travaglio senza limiti, il folle volo, ecco, di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa, si spegne in quello stesso mare, implacabile come il suo ardore, silenzioso, calmo dopo la catastrofe, misterioso come la montagna lontana. Il racconto alla fine raggiunge il massimo della tensione drammatica, no? Abbiamo visto questa poppa in suso e la prora era in giù, no? Anche per le parole così oggettive. Dice Fubini: questo dramma, che a un punto è esaltazione dell'umanità e riconoscimento del suo limite, è il dramma dantesco di Ulisse. La catastrofe con cui si compie è insieme il suggello della grandezza dell'eroe e dell'onnipotenza di Dio. A questo punto, ragazzi, dobbiamo leggere l'ultimo canto che abbiamo scelto nella nostra silloge, cioè nella nostra antologia, che è il 33esimo. Sì, non so, voi avete fatto il canto secondo dell'Inferno? Il canto secondo dell'Inferno non l'abbiamo fatto, però No, volevo fare un piccolo collegamento, perché volevo attirare un attimo l'attenzione su un particolare su quell'espressione che c'è alla fine del verso 132, l'alto passo, no? Questo qui è un richiamo intertestuale, cioè un'espressione che è stata già detta da Dante all'inizio del secondo canto dell'Inferno, perché a un certo punto, no, alla fine del primo, non so se vi ricordate, Dante e Virgilio si mettono in cammino perché Virgilio propone a Dante questa nuova avventura, no, del viaggio verso i tre regni dell'aldilà. Dante accetta, però poi all'inizio del secondo Dante ci ripensa perché ha paura, no? Ripensa che lui è
sostanzialmente un mortale, un uomo semplice, poi ripensa al fatto che nell'aldilà prima di lui c'è andato Enea, poi San Paolo, lui dice insomma io non sono né Enea né San Paolo, che cosa ci faccio, cosa vado a fare io nell'oltretomba, e in quel momento mentre esprime Virgilio quella cosa dice appunto poeta, prima che tu mi conduca appunto in questo alto passo, e definisce il viaggio nell'aldilà, appunto l'alto passo, questo difficile cammino, no? La guerra, no? Quello che dice anche la guerra del cammino e della pietate, riferendosi all'inferno, no? E questa è una di quelle espressioni, una delle numerose espressioni in questo canto che collegano il viaggio di Ulisse, no? Al di là delle colonne d'Ercole, verso la montagna del Purgatorio, allo stesso cammino che sta facendo Dante, no? Solo che Dante è guidato dalla grazia di Dio, ha come dire il permesso, no? A Dante è concesso, perché è venuta Beatrice all'inferno, che ha chiesto a Virgilio di accompagnarlo, eccetera. Diciamo che ha come dire il mandato. Ulisse no. Ulisse, come aveva detto, no? Come vi aveva fatto notare la volta scorsa, il professore dice misi me. È stato lui che ha deciso, secondo il proprio libero arbitrio, di mettersi in questo viaggio folle, no? Dante invece no, Dante non lo fa di sua iniziativa ed è chiamato da Dio. All'inizio di questo canto, sempre del 26, no? Vi ricordate che a un certo punto, verso l'inizio, lui dice «Allor mi dolsi e ora mi ridoglio», no? Perché pensa ancora alla propria tendenza, no? Dante pensa alla propria tendenza di, come dire, di sforare quello che sono i limiti posti da Dio alla conoscenza. E questo è un altro legame, no? Che c'è appunto tra il viaggio di Ulisse e il viaggio di Dante. Ulisse finisce sommerso con la sua barca piccolina. Dante no, perché Dante è guidato dalla è come dire, condotto dalla grazia di Dio. Ulisse no. Ma anche questo è un'ulteriore dimostrazione di quello che stavamo dicendo, dell'analogia del viaggio di Ulisse muore perché ha infranto le leggi di Dio, come Adamo nell'Edene, o perché comunque è raggiunta la sua ora. Quindi vogliamo sottolineare il fatto comunque che insomma questo naufragio era nell'ordine delle cose e non è quella insomma una condanna, no, di Ulisse, perché come abbiamo spiegato la volta scorsa, secondo noi Ulisse si trova lì per altre cose, non perché abbia fatto questo viaggio, ma perché appunto era un consigliere fraudolento. L'acqua che io prendo giammai non si corse, dirà Dante nel secondo del Purgatorio, proprio anche riferendosi quindi a, anche qui ulteriore riferimento al viaggio di Ulisse, no? Fino a che punto possiamo essere sicuri che il folle volo non sia punito da Dio? Noi non lo sappiamo, ma una cosa è certa. Comunque, chiudendo insomma questo bellissimo canto 26esimo che abbiamo letto insieme, sicuramente possiamo dire che Ulisse è davvero un modello di uomo, no? E mantiene un fascino straordinario nei versi di Dante, questa grandezza del magnanimo Ulisse. E non possiamo credere che questo avvenga solo per rimarcare la giustizia punitrice di Dio, no? Bene, a questo punto quindi andiamo al canto 33esimo. Ecco, l'episodio che noi leggiamo quindi si trova nel canto 33esimo. Nel frattempo prosegue il viaggio di Dante e di Virgilio attraverso le ultime bolge dell'ottavo cerchio. Infatti lui incontra nella nona bolgia i seminatori di discordia tagliati e mutilati da un diavolo armato di spada, tra cui ci sono degli eretici, scismatici e anche fondatori di altre religioni. Nella decima bolgia i falsari di metallo colpiti dalla scabbia, quelli di persone si addentano fra di loro, quelli di monete colpiti da idropisia e tormentati dalla sete, quelli di parole colpiti da febbre altissima. Dopodiché Dante e Virgilio scendono, ecco, nell'abisso dell'inferno, nell'ultimo cerchio, al centro del quale oltretutto si trova Lucifero, no? Il nono cerchio è il cerchio dei traditori,
Ecco, qui c'è il pozzo dei giganti, infatti è un gigante, no, che trasporta Dante dal nono all'ottavo cerchio, che è tutto completamente ricoperto dal ghiaccio dell'ultimo fiume infernale, che si chiama Cocito. L'ultimo fiume infernale si chiama Cocito. Allora, i traditori hanno tradito appunto chi si fidava di loro, cioè le persone che potevano potevano fidarsi di loro perché avevano gli elementi per potersi fidare di una persona. Cioè, evidentemente, io non immagino di essere tradito, ucciso da un mio parente, capite? Oppure, non immagino di essere tradito da una persona della mia città, non immagino che qualcuno della mia città mi tradisca. Non immagino di essere tradito quando vengo ospitato a un pranzo, ad esempio. E i benefattori dell'umanità, chi ha fatto del bene all'umanità, chi ha dato all'umanità la grandezza dell'impero, quindi dell'ordine politico oppure della religione, mai immaginerebbe di essere tradito dagli altri uomini. Ecco perché qua si trovano puniti nel ghiaccio del Cocito i traditori. Anzitutto nella Caina i traditori dei parenti, quindi che come Caino ha tradito suo fratello Abele, hanno tradito i loro parenti, tradito e ucciso i loro parenti. Ecco, questi sono immersi nel ghiaccio fino al collo, col viso piegato all'ingiù, quindi in questa positura, diciamo. Poi abbiamo appunto i traditori della patria, che incontreremo nella prima parte del 33esimo, i traditori della patria, che hanno invece il viso diritto, ecco, sempre immersi nel ghiaccio, quasi totalmente, emerge solo la testa, o poco più, ecco, ma col viso diritto. Si chiama Antenora perché nel Medioevo ritenevano che Antenore, un guerriero troiano, avesse tradito la città di Troia. E c'è da dire che invece altre leggende dicono che assolutamente non è vero che Antenore abbia tradito la città di Troia. Lui era comunque un guerriero molto critico, soprattutto nei confronti di Elena. Voleva che rispedissero il più presto possibile Elena dai Greci, da Menelao, eccetera, perché aveva intuito che era quella la causa della loro disgrazia. E poi Antenore, tra l'altro, è anche il fondatore mitico della città di Padova. Nella Tolomea ci sono i traditori degli ospiti, questo invece è penso che sia un episodio della Bibbia a ispirare Dante. E infine, ovviamente, nella Giudecca i traditori dei benefattori, come Giuda, possiamo già dire insomma che Giuda si trova nella bocca di Lucifero, divorato da Lucifero insieme con Bruto e Cassio, perché sono stati i traditori dei benefattori dell'umanità, in quanto Giuda ha tradito Cristo, mentre Bruto e Cassio hanno tradito Cesare, che ha istituito l'impero. Bene, iniziamo quindi questa romanza, chiamiamola così, cioè questa storia tragica, drammatica, patetica, che occupa, appunto dicevamo, i primi 78 versi del 33esimo canto che oggi leggeremo, e che è una delle tante storie che costellavano purtroppo l'Italia nell'epoca dei comuni. C'erano tante storie, insomma, di ammazzamenti, uccisioni di vario genere. Il protagonista di questa storia è il conte di Donoratico, Ugolino della Gherardesca, conte di Donoratico, che era un pisano ma aveva tradito la sua città, secondo alcuni perché aveva reso dei castelli, cioè dei possedimenti, a Firenze, alla Firenze Guelfa. Quindi quando lui era, diciamo, podestà di Pisa, insomma padrone, insomma, della città di Pisa, invece di rendere più forte la sua città, aveva fatto sì che perdesse un po' di territorio, oppure perché aveva guidato le truppe dei pisani contro i genovesi nella battaglia della Meloria, avevano vinto i genovesi perché lui era stato inetto,
oppure perché aveva tradito i suoi stessi parenti, che erano del partito guelfo, consegnandoli ai ghibellini della sua città. Ci sono svariate interpretazioni. Sta di fatto, comunque, che a un certo punto lui, proprio dopo aver tradito questi parenti, era ritornato nella città di Pisa, convinto di essere tranquillamente accolto in città. Invece l'arcivescovo Ruggeri, il vescovo di Pisa, insomma, l'aveva fatto condannare in quanto ribelle e poi aveva imposto ai suoi amici e conoscenti di pagare una tassa, insomma, perché nella prigione in cui lui era rinchiuso gli fosse dato da mangiare. E per un po' di tempo effettivamente questi parenti riuscirono a pagare questa tassa, ma poi c'era più nessuno, dice Villani, che è lo storico, che è anche una fonte importante per noi per conoscere questa storia, la storia del conte Ugolino. E quindi praticamente non fu più dato da mangiare al conte Ugolino e ai quattro che erano imprigionati insieme a lui, che erano due figli e due nipoti, anche se qui Dante li chiama genericamente figli, tutti e quattro. E quindi loro morirono di fame. Dopo un certo numero di giorni la loro cella, chiamiamola così, questa torre della muta fu aperta e si trovarono appunto solamente i cadaveri. Ora, nella fine del canto 32esimo, Dante incontra, vede queste due figure un po' strane in questo fiume di ghiaccio, nel senso che c'è questo conte Ugolino che sta proprio rodendo la testa, sgagnando proprio la testa del cardinale Ruggeri, e quindi cerca di capire, chiede come mai sta facendo quest'atto, come mai è così crudele, no, nei confronti di quest'altra anima, che cosa gli ha fatto, no? Anche il cardinale Ruggeri evidentemente se lì vuol dire che anche lui è stato un traditore, no? Anzitutto ha tradito Ugolino. Allora Ugolino adesso spiega perché sta facendo questa cosa, perché sta rodendo il cranio del cardinale Ruggeri, che era quello che l'aveva, Ruggero degli Ubaldini, tra l'altro imparentato con il cardinale Ubaldino degli Ubaldini, che noi abbiamo conosciuto nel decimo canto dell'Inferno, si trovava tra gli eretici. Allora, la bocca sollevò dal fiero pasto. Per un attimo il conte Ugolino smette, ma temporaneamente volevo dire, di mangiare il fiero pasto, quindi di mangiare la testa di quest'altra anima del cardinale Ruggeri. Quel peccatore, il peccatore sarebbe appunto il conte Ugolino, forbendolo, quindi pulendo, si pulisce dal sangue e da tutto quello che stava mangiando, si pulisce con i capelli stessi. Ecco cosa vuol dire forbendola i capelli. Del capo che li aveva di retroguasto, con gli stessi capelli di quella testa che lui stesso aveva guastato perché aveva mangiato, divorato, roso, si pulisce. Poi cominciò: tu vuoi ch'io rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando, pria ch'io ne favelli. Cioè, tu vuoi che io ricordi questo dolore disperato che mi opprime il mio cuore, solamente al pensare, solamente a ricordare il fatto, no? Prima ancora che io incominci a raccontare. Qui abbiamo delle citazioni quasi, insomma, da Virgilio e da Dante stesso. E l'episodio del conte Ugolino di Don Oratico, abilmente suddiviso in due parti. La parte introduttiva, alla fine del canto 32esimo, permette di iniziare questo nuovo canto al colmo del pathos, nel senso che alla fine del 32esimo si descrive la scena, no? Di queste due anime, di cui una, insomma, rode la testa dell'altra, no? Con il racconto della sua morte, subito nel segno di una grande intensità drammatica, la bocca sollevò, no? È uno dei canti più famosi, più conosciuti, questo dell'Inferno e della Divina Commedia intera, proprio perché diventa anche, diciamo, popolarmente conosciuta questa storia tremenda del conte
Ugolino. Ed è anche l'ultimo personaggio che Dante incontra effettivamente nell'inferno, no? Sì, sì, sì. Il primo era stato, no, quello di Francesca, quello con cui lui parla. Con cui parla, sì, perché sì. Poi ci sarà il demonio. Frate Alberico, sì. Ah, sì, esatto, no, e praticamente è l'ultimo grande personaggio. L'ultimo grande personaggio. Poi vedremo la volta prossima, nella seconda parte del canto, ci saranno quelli della Tolomea, traditori degli ospiti, eccetera. Però l'ultimo che ha, cioè questo, l'ultimo grande incontro, no? E infatti ci sono dei paralleli fra il Ugolino e Francesca, perché anche Francesca non voleva raccontare la sua storia, no? È così come Ugolino per un attimo. Cioè dice che appunto solamente il ricordo, no, di questa storia lo fa addolorare, figuriamoci parlarne. Anche, dicevamo che è una citazione quasi virgiliana, perché anche Enea, no, non vuole raccontare la sua storia, però alla fine lo fa, visto che Didone gliel'ha chiesto. No, è quasi una traduzione, se voi leggete l'inizio del secondo libro di Enea. C'è proprio è una vera e propria traduzione, ci sono proprio delle parole che Dante traduce dal latino all'italiano in questo passo, perché anche Enea è stato invitato da Didone a raccontare la tragedia, no? La storia della presa, della caduta di Troia, e dice la stessa cosa: tu vuoi che io appunto renovare dolorem, no? Infandum regina iubes renovare dolorem, o regina tu mi chiedi insomma di rinnovare questo dolore, mi ordini di rinnovare questo dolore. Ma se le mie parole esser di insieme che frutti infamia al traditor Chirodo, parlare e lagrimar vedrai insieme. Ma se le parole, il racconto che io adesso faccio a te, almeno possono avere di insieme che frutti infamia, possono generare insomma infamia, rivelare a tutti quanti, no, il tradimento di cui io sono stato vittima, no? E quindi possono rendere infame la memoria del traditore, del cardinale Ruggeri, insomma, che io sto rodendo. Parlare e lagrimar vedrà insieme, ecco, anche questo, parlare e lagrimar, invece Francesca. Dirò come quello che piange dice. Dirò come colui che piange dice nel quinto canto dell'inferno. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù. Al conte Ugolino non interessa molto sapere chi è Dante, per quale motivo è giunto lì, ma fiorentino mi sembri veramente quand'io t'odo. Ma sentendoti parlare, io intuisco che sei fiorentino, ma non interessa nulla del nome, della condizione privilegiata di Dante disceso nell'inferno fino a lui. Quello che le interessa invece è il fatto che sia un fiorentino, come tale sicuramente conosce la cronaca, la storia, grandi linee, no? Soprattutto il motivo per cui lui è stato condannato, è stato lasciato in quella torre a morire di fame. Parlare, lagrimare, vedere insieme, infatti, di Ugolino evidenzia l'analogia con l'Eneide, abbiamo visto prima, e con l'altro vertice popolare della poesia infernale, cioè il canto quinto dell'inferno, Paolo e Francesca. Dirò come colui che piange dice: tu devi saper chi fui conte Ugolino, e questo è l'arcivescovo Ruggeri. Io sono il conte Ugolino. Ecco, qui c'è una differenza rispetto a Francesca. Francesca non dichiara il suo nome di nessuna importanza storica e politica, e lo indica piuttosto vagamente, attraverso la città natia, no? Appunto, di Ravenna, no? E l'amore, parla dell'amore, eccetera. Invece il conte Ugolino dice il suo nome. E questo è l'arcivescovo Ruggeri, abbiamo detto, colui che aveva un ruolo politico predominante nella città di Pisa e che era riuscito a far condannare a morte lui e i suoi figli e nipoti, no? Or ti dirò per chi sol tal vicino. Ora ti spiegherò perché io sono vicino a lui in questo modo così, insomma, un po' come dire, crudele, forte, no? Qual è appunto quello di un'anima che sta mangiando la testa di un'altra, che per l'effetto dei suoi mai pensieri, quindi a causa dei suoi pensieri sbagliati, fidandomi di lui, appunto abbiamo detto che lui era ritornato a Pisa confidando nei pisani e nell'arcivescovo Ruggeri, io fossi preso e poscia morto, dirno nei mestieri. Non è necessario raccontare e narrare tutto per filo e per segno, perché tu, essendo fiorentino, con mio contemporaneo si può dire, sai sicuramente la storia a grandi linee.
Giovanni Villani, nella sua cronaca, definisce Ugolino il traditore dal traditore tradito. Ecco perché sono tutti e due lì, in questa seconda sezione, possiamo dire, del nono cerchio. Cioè, così come Ugolino aveva a più riprese tradito i suoi concittadini, causando la morte di migliaia di essi durante la battaglia della Meloria, fu tradito poi dal vescovo, quel vescovo Ruggero degli Ubaldini, imparentato col cardinale Ubaldino degli Ubaldini, di cui abbiamo già parlato. Tutti conoscevano come mai Ugolino era stato incarcerato e dove era morto, non è necessario dirlo, dirlo nei mestieri, ma nessuno poteva raccontare i dettagli di quella tragedia se non chi ne era stato suo malgrado protagonista, e quindi nessuno poteva raccontare che cosa era avvenuto poi nel momento in cui la porta di quella prigione era stata chiusa e Conte Ugolino era rimasto solo. Però quel che non puoi avere inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Perciò, però, insomma, vuol dire perciò, quello che tu non puoi mai aver saputo, ecco, notate gli scatti improvvisi e violenti che caratterizzano il ritmo incalzante e quindi fanno capire la sofferenza interiore del conte Ugolino. Pur, ma, tu, or, eccetera. Segni psicologici delle sue interruzioni, dei suoi scatti. No? Perciò tu non puoi aver saputo da nessuno come fu crudele la nostra morte. No? Adesso ascolterai questa storia e quindi verificherai, saprai bene, no? Se lui mi ha offeso oppure no, cioè se io faccio bene, se sono giustificato ad essere così crudele nei suoi confronti, mangiandogli la testa in questo modo. E incomincia il racconto. Breve pertugio dentro dalla muda, la qual per me ha il titolo della fame e che conviene ancora ch'altrui si chiuda. Quindi c'è una piccola feritoia, apertura, dentro la torre della muda. La muda è il luogo chiuso dove si tengono gli uccelli a cambiare le penne. Le aquile del comune di Pisa, che era un comune ghibellino, quindi c'era l'aquila che era per loro un simbolo fondamentale, no? Perché erano filo imperiale, no? Si trovavano in questa torre che si chiamava infatti così. Poi però, dopo la vicenda del conte Ugolino, questa torre fu chiamata Torre della Fame. Ecco infatti qua, c'è una cosa che vi ho già spiegato, si trova oggi nel corpo del Palazzo dell'Orologio, in Piazza dei Cavalieri di Santo Stefano, a Pisa ovviamente, perché questa è una tragedia pisana. Il conte Ugolino sembra quasi vantarsi di questo cambiamento di nome, la qual per me, cioè grazie a me, grazie a quello che mi è successo, adesso si chiama Torre della Fame. Ma aveva mostrato per lo suo forame più lune già, quella apertura, quella fenditura, il pertugio, vi ricordate, no? Mi aveva mostrato, mi aveva fatto vedere, no? Per lo suo attraverso quindi questo buco, insomma, questa piccola finestrella, possiamo dire, molto stretta però, più lune già, mi aveva fatto vedere più mesi, insomma, era passato parecchio tempo, quando io feci il mal sonno, insomma, quando io feci un sogno, ecco, quel sogno, quell'incubo, ecco, che del futuro mi squarciò il velame, quell'incubo che mi fece capire, presagire, quale sarebbe stata la mia sorte. Questi pareva a me maestro e donno, questo qui che io sto rodendo adesso, quindi il cardinale Ruggero degli Ubaldini, mi sembrava maestro e donno, sembrava un signore, no? E quindi fa un sogno di una specie di battuta di caccia. E in questa battuta di caccia l'arcivescovo Ruggeri è un dominus, donno sta per dominus, quindi è un signore, maestro di caccia, signore, cacciando il lupo e i lupicini al monte, perché pisan veder lucca non ponno. Allora, l'arcivescovo Ruggeri, in questo incubo, sembra il capocaccia di una caccia al lupo, diciamo, quindi vanno a cacciare il lupo, no? Spesso, insomma, tra l'altro, i lupi infestavano le zone di periferia, ad esempio, della città, e c'erano delle persone che andavano a ammazzarlo, no? Perché c'era il rischio che mangiasse la gente, i bambini, eccetera, no? Però in questo caso il lupo e i lupicini sono lui, cioè il conte Ugolino
e i suoi figli nipoti, ecco, figli trattino nipoti, ecco, capite? Ecco il senso di questo incubo, no? Cacciando il lupo e lupicini al monte, il monte Pisano è un monte che separa, quindi non fa vedere Lucca dai Pisani. L'incubo premonitore che Ugolino e i suoi figli e nipoti fanno presagisce la loro atroce fine. Questi, l'arcivescovo Ruggeri, sembrava il signore che guidava una caccia di lupi e di lupicini, che però eravamo noi in questi, al Monte Pisano, no? Con cagne magre, studiose e conte, Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi s'avea messi dinanzi dalla fronte. Ecco le cagne che inseguono, le abbiamo già viste nel tredicesimo dell'inferno, lì inseguivano gli scialacquatori. Qui invece è un sogno, sono le cagne, quindi diciamo di Pisano, che vanno a cacciare, cagne magre però, come abbiamo visto sin dal primo canto, questi animali magri, sono magri perché indicano proprio la fame, la rabbia, quindi l'avidità, così come la lupa, ricordate nel primo canto. Queste cagne rappresentano appunto le famiglie pisane, che sono le famiglie dei Gualandi, dei Sismondi e dei Lanfranchi, famose famiglie ghibelline di Pisa, che quindi inseguono, vale a dire quindi assecondano il volere del cardinale Ruggeri di mettere in carcere Ugolino. Se aveva messi dinanzi dalla fronte, no? Continuando questa metafora, possiamo dire, dell'incubo, no? Con la folla di queste cagne aizzate dall'arcivescovo, appunto, quindi dal maestro donno, contro il lupo, quindi contro il conte Ugolino. Avete delle domande da fare? Fate le domande se volete. Certo. In piccio il corso mi pariano stanchi lo padre e i figli. Vuol dire quindi che in breve tempo il padre, la lupa padre, diciamo così, e i figli, e quindi i lupacchiotti, mi sembravano stanchi, continuavano a correre da tantissimo tempo e ormai le cagne stavano per raggiungere. Le cagne, quindi le famiglie ghibelline, i ghibellini pisani, stavano per raggiungere. E con l'agute scane mi parea lor veder fender i fianchi, e vedevo quindi queste cagne che raggiungevano questi lupi e appunto li mangiavano, li divoravano, li sbranavano con i loro denti feroci e acuti, agute scane. I Gualandi, Sismondi e Lanfranchi sono le famiglie pisane. Le agute scane, anche nel sonno è presente il motivo ossessionante del canto. I lupi sono divorati dalle cagne. È tutto un canto che gioca su questo sul mangiare, no? Lo vedremo anche la volta prossima. Allora il conte Ugolino mangia la testa dell'arcivescovo Ruggeri. Qui ci sono le cagne che mangiano i lupi, e poi vedremo alla fine, no? Poscia più che il dolore, poté il digiuno, ecco, vedremo insomma proprio l'apice di questo mangiare, ma poi lo vedremo anche la volta prossima nella seconda parte del canto. Quando fui desto innanzi la dimane, quindi quando terminò questo sonno e quindi anche questo sogno, quest'incubo, il mattino seguente mi svegliai, ero nella torre, avevo già da tantissimo tempo, e noi eravamo lì imprigionati da tanto tempo, ma ci avevano sempre dato da mangiare fino a quel giorno lì, no? Ma quando fui desto innanzi la dimane, quando mi svegliai il giorno seguente, sentii piangere fra il sonno i miei figliuoli, sentii piangere i miei figli che erano insieme con me e volevano mangiare, di mandar del pane, no? Quindi volevano mangiare. L'angoscia della sacralità della famiglia che estende l'amore e la pietà paterna a tutti i componenti di essa nella medesima sofferenza. C'è una condivisione della fame, della sofferenza e della morte in questa tragedia familiare, no? È proprio il pane, no? Che poi oltretutto per i cattolici assume un valore simbolico straordinario, eccezionale, perché il pane diventa nella,
nel rito dei cattolici, quindi nell'Eucaristia, diventa corpo di Cristo. Qui viene, diciamo, desacralizzato, quindi viene, qui abbiamo proprio l'opposto, no, del rito sacro dell'Eucaristia in questo canto, attraverso questo mangiare, questa mancanza del pane da una parte e questo mangiare l'un uomo mangia l'altro uomo. Ben sei crudele se tu già non ti duoli, se tu già non provi sofferenza per quello che era capitato a noi, sei davvero crudele, no? Ci rinfaccia crudeltà, rinfaccia crudeltà insomma a Dante, no? Se per caso non partecipa a questa sofferenza, pensando ciò che il mio corso annunziava, e se non piangi, di che pianger suoni? Quindi a questo punto intuisce il conte Ugolino che loro non avranno più niente da mangiare, e quindi si preannuncia quella che sarà la loro tragica fine. A questo punto, se non piangi di fronte a una scena del genere, per quale motivo piangi? Già erano desti, si erano già svegliati loro, i miei figli, e l'ora s'appressava che il cibo ne soleva essere addotto, e si avvicinava il momento in cui i carcerieri portavano da mangiare. E per suo sogno ciascun dubitava, sono insieme, condividono tutto, persino condividono il sogno, hanno avuto tutti quanti lo stesso sogno premonitore. E io sentì chiavare l'uscio di sotto, e io sentì chiudere, proprio inchiodare addirittura, l'uscio, quindi la porta di sotto, dell'orribile torre dalla quale arrivava il cibo. Ondio guardai, quindi sono chiusi dentro, basta, non possono mangiare più niente. Ondio guardai nel viso a miei figliuoli senza far motto. A questo punto io guardai verso di loro, verso i miei figli, senza pronunciare parola. Io non piangevo. Il dolore di Ugolino rimane muto e arido finché sono morti tutti i figli. Questo mutismo grandeggia come la sola espressione commisurata alla terribilità della tragedia, e si rompe soltanto quando la tragedia è compiuta. Dice Momigliano: sono queste le pagine più dense e serrate della Divina Commedia. Io non piangevo, dentro di me quindi esprimevo il dolore senza però farlo vedere al di fuori. Piangevano loro però, io non piangeva, piangeva Nelli. È un chiasmo, un'altra figura retorica che assieme ad altre figure retoriche sottolinea il pathos della scena. E Anselmuccio mio, uno dei suoi figli, Anselmuccio, disse: tu guardi, sì padre, che hai? Che cosa vuoi? Perché stai guardando senza parlare, senza proferire parola? Perciò non lagrimai né risposi io. A questo punto continuai a conservare dentro di me, no, il mio dolore, la mia sofferenza. Non espressi con le lacrime, non risposi, non dissi neanche una parola. Tutto quel giorno e la notte appresso, anche il giorno e la notte seguente, infinché l'altro sol nel mondo uscio, fino al giorno successivo, il sole del giorno successivo. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, non appena si intravide un po' di luce il giorno seguente, nel carcere doloroso, quindi nel carcere in cui noi eravamo rinchiusi, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, attraverso i volti dei quattro figli, che però abbiamo detto erano due figli e due nipoti, trasfigurati dalla fame e dallo sgomento della morte, Ugolino comprende, anzi può addirittura vedere come uno specchio, quale doveva essere il suo stesso volto di angoscia, di paura e di fame. Ambo le man per lo dolor mi morsi. Continuano ad esserci queste immagini, no? Il topos del mangiare, del mordere, no? Stavolta si morde le mani per il dolore, no? Abbiamo detto che non parla, però esprime in questo modo la sua sofferenza. Egli, quindi uno dei miei figli, pensando che io fessi per voglia, cioè che facessi questa cosa perché avevo voglia di mangiare, che mordessi perché avevo fame, non per il dolore come effettivamente era, di subito levorsi, quindi
si levarono, quindi essi, quindi stavolta è plurale il soggetto, si levarono insieme e dissero: padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Ecco, qui abbiamo continuamente il riferimento implicito ai simboli della religione cattolica. Quindi, ad esempio, stavolta chiedono i figli al padre, no? Di cibarsi della loro carne, no? Abbiamo già detto infatti che nell'Eucaristia il Figlio di Dio si offre appunto ai fedeli. Tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia, cioè tu ci hai generato, noi siamo figli tuoi, quindi ci hai vestito, dice metaforicamente, qui c'è antitesi fra spoglia e vestisti e spoglia. Quindi tu ci hai rivestito della carne umana, adesso spogliaci di questa carne umana cibandoti di noi, delle nostre carni. Quietami allora per non farli più tristi. Allora io cercai di trattenere il mio dolore, perché abbiamo visto che prima, esprimendo il suo dolore mordendosi, aveva fatto pensare ai figli che avesse fatto. Allora io mi tranquillizzai per non renderli ancora più tristi. Lo dì e l'altro stemmo tutti muti. Quindi ancora la tragedia si consuma nel silenzio. Un giorno dopo l'altro non si scambiano neanche una parola. Ai, dura terra, perché non t'apristi? Francesco De Santis ha riflettuto su questo ai, dura terra, no? Ai, dura terra, farebbe indicare questa interiezione, forse l'impazienza per De Santis, l'impazienza della fine. Cioè, secondo De Santis, perché non morimmo subito, no? Perché evidentemente, dovendo morire di fame, di sete, in realtà una persona muore prima di sete che di fame, se non ha niente da mangiare e da bere, è sicuramente una morte tremenda, crudele, no? Sta di fatto comunque che altri commentatori dicono che l'esclamazione gli esce di bocca solo ora, nel momento in cui, raccontando a Dante la tragedia della sua fine, retrospettivamente dalla dimensione dell'eternità ne rivede, ne comprende la crudeltà. Quindi questo ai non per dire perché non morimmo subito, ma ai ricordando il dolore di questa tragedia. Poscia che fummo al quarto dì venuti, quindi arrivati al quarto giorno di digiuno, Gaddo mi si gittò disteso ai piedi, uno dei quattro, Gaddo, si gettò davanti a Ugolino, dicendo: padre mio, che non mi aiuti. Anche questa è quasi una citazione biblica dal Vangelo, no? Elì, lam sabachthani, no? Quindi, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quivi morì Gaddo, quindi, che non può essere aiutato comunque dal conte Ugolino, che non può far niente per lui, muore. E come tu mi vedi, vidio cascarli tre ad uno, quindi uno dopo l'altro, li vidi morire con questi miei occhi ad uno, così come tu ora vedi me, io allora vidi gli altri tre che morirono l'uno dopo l'altro. Poiché ancora non ero stato accecato dal dolore dello sfinimento, poiché morii per ultimo, tra il quinto dì e il sesto, on Dio mi diedi. Ecco, on Dio mi diedi continua dopo. Infatti dice, dopo andremo avanti a vedere questo on Dio mi diedi. Fermiamoci un attimo però. Anche il racconto della creazione ha ispirato Dante. Abbiamo visto dei riferimenti al Nuovo Testamento, quindi Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma ci sono riferimenti anche all'Antico Testamento, nel senso che nell'Antico Testamento si racconta di come Dio ha creato il mondo, la terra, l'uomo in sette giorni. E se noi facciamo il conto di questi giorni che sono passati, passano davvero sette giorni, no? Poscia che fummo al quarto divenuti, padre mio, che non mi aiuti, tra il quinto dì e sesto mi diedi, e si arriva poi a questa creazione al contrario, no? Nel senso che nella creazione c'è della Genesi, diciamo,
è Dio che crea l'uomo, invece in questa qui andiamo a ritroso, invece è l'uomo che si autodistrugge. Padre mio che non mi aiuti, invece, come ho già spiegato, è un riferimento al Vangelo di San Matteo, no? Ma anche il Salmo 22, no? Perché mi hai abbandonato? Ecco, dice, mi diedi già cieco a brancolar sopra ciascuno. Quindi io mi sdraiai, insomma, ormai senza più la possibilità di vedere, brancolavo quindi sopra ciascuno di essi, ormai cadaveri, e due dì li chiamai, per due giorni li chiamai, ecco perché dicevo, si arriva al settimo giorno di fatto, poi che fur morti, da quando furono morti, per due giorni li chiamai inutilmente. Poscia più che il dolor poté il digiuno. Termina qui, come vedete, le virgolette, termina il racconto del conte Ugolino, adesso rifletteremo su questo verso fondamentale. Poscia più che il dolore poté il digiuno. Quando ebbe detto ciò, con gli occhi torti, riprese il teschio misero coi denti che furono all'osso come d'un can forti. A questo punto, dal momento che ha ricordato il motivo per cui è lì, e ha ricordato quindi il fatto che il cardinale Ruggero l'aveva imprigionato lui lì e aveva causato questo dolore, questa sofferenza, può ritornare, può riprendere il suo atto macabro del rodere, insomma, del mangiare, insomma, il cranio dell'arcivescovo Ruggero. Ma abbiamo detto che volevamo riflettere su questo verso conclusivo del brano del Conte Ugolino. Il racconto viene troncato così, facendoci venire in mente la fine del racconto di Francesca. Abbiamo visto notevoli riferimenti, analogie tra questo canto e il canto di Francesca. Anche Francesca aveva troncato bruscamente il suo racconto dicendo: quel giorno più non vi leggemmo avanti, non leggemmo più il galeotto fu il libro, vi ricordate, no? E tronca così il suo discorso, così come lo tronca il conte Ugolino. La maggior parte degli studiosi e anche noi, quindi, propendiamo per la lettura antropofaga. Poscia più che il dolor poté il digiuno, completa quindi questo dramma, è quello che lui non aveva fatto ai suoi figli quando erano ancora vivi, lo fa invece quando sono morti. Quindi in base a questa lettura lui si ciberebbe delle carni dei figli morti. E questa sarebbe la degna chiusura di un racconto che si presenta come un infernale ribaltamento dell'ultima cena. Tutto l'episodio ruota intorno al mangiare, riprese il teschio misero coi denti, infatti dice, no? Questa è la prima interpretazione. La seconda interpretazione invece sarebbe la seguente, cioè dicono che Ugolino avrebbe perso la vita più per la fame che per il dolore. Cioè, possiamo interpretare questo verso in due modi: o poscia più che il dolor poté il digiuno, nel senso detto prima, cioè dopo, più che il dolore, quindi della sofferenza della morte dei figli, poté il digiuno, quindi fu indotto dal digiuno il conte Ugolino a cibarsi del corpo dei figli. Oppure, seconda interpretazione, poscia più che il dolor poi morì, più che per morire di dolore, insomma, morì di fame, morì per il digiuno, morì per la fame. Tu, per esempio, fra le due interpretazioni, per quale propendi? Io propendo per la prima, perché comunque c'è questo riferimento, no, quasi subliminale, no, più che subliminale, cioè, beh, noi siamo portati... Esplicito, sì. La frase è volutamente ambigua, sì, come fa spesso Dante. Dante la lascia lì e lascia a noi la scelta di decidere per una o per l'altra, volutamente. Però arrivandoci da quel percorso lì, dove è intanto... Ugolino, lo vediamo già all'inizio, che lui sbrana il cranio di quello che gli sta davanti, no? Come se fosse già un contrappasso per analogia. Tu, prima di morire, hai mangiato i tuoi figli e poi all'inferno, per l'eternità, ti troverai a rodere il cranio di quello che ti ha tradito, quindi è già una specie di contrappasso. Poi ci sono un sacco di segnali in tutti questi 75 versi.
è tutto basato sul motivo della fame e del mangiare, la torre della, cioè dall'inizio alla fine, quindi noi siamo, lui poi alla fine ci mette una frase ambigua, però poi noi siamo accompagnati praticamente, cioè ce la mette in testa lui questo sospetto, no? Di, del fatto che Ugolino abbia potuto aver mangiato i suoi figli. Io sono d'accordo con te, l'ho già fatto capire chiaramente. Non so se voi volevate intervenire e dire se siete per un'interpretazione piuttosto che per l'altra. Sta di fatto comunque che io ho fatto una piccola canzone, se volete ascoltarla, su questi. Ma sì, facciamo. In cui ho voluto rendere, diciamo, il dramma di questa storia del Conte Ugolino in modo musicale. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra sonno i miei figlioli, che era con me di mandar del pane, ben se crudel se tu già non ti duoli, pensando ciò che il mio cor s'annunziava, e se non piangi di che pianger suoni. Già eran desti allora s'appressava, che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava, e io sentii chiavar l'uscio di sotto. All'orribile torre un dio guardai, nel viso ai miei figliuoli senza far motto. Io non piangea si dentro impetrai, piangeva Nelly e Anselmuccio mio, disse tu guardi sì padre che hai, perciò non lagrimai né risposio. Tutto quel giorno nella notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscio, come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, ambo le mani per lo dolor mi morsi, ed ei pensando chi fessi per voglia di manicar di subito le vorsi, e disse il padre mio assai ci fia mendoglia, se tu mangi di noi tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia, guetami allora per non farli più tristi. Lo dì e l'altro stemmo tutti muti, ai dura terra perché non t'apristi. Poscia che fummo al quarto divenuti, gatto mi si gittò disteso a piedi, dicendo padre mio che non mi aiuti, qui vi morì e come tu mi vedi, vidi io cascarli tre ad uno, tra il quinto dì e il sesto un dio mi diedi, già cieco a brancolar sopra ciascuno, e due dì li chiamai poiché fur morti. Poscia, più che il dolor, potei il